Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Gianluca Busio, domenica scorsa avete disputato una delle più belle partite in termini di prestazione. Purtroppo però per voi non sono arrivati i gol. In tal senso, che cosa ha inciso di più? La sfortuna o anche, come ha detto mister Vanoli, non solo in questa ma anche in altre occasioni, il fatto che vi sia mancata un po' più di confidenza, anche di malizia nell'ultimo terzo? Yeah, I think it's obviously there's a little bit of luck in every game, but you know, I think it's something we can control, the quality and the, sì, penso che un po' di sfortuna ci sia, però sicuramente dobbiamo anche migliorare la nostra qualità nell'ultimo terzo di campo. Creiamo tanto, abbiamo le qualità per farlo e quindi dobbiamo migliorare, segnare ancora di più. E se continuiamo così arriveranno insomma i gol nelle prossime partite. Just a game where it didn't go our way and so a little bit of luck, but also something that we have to work on and I think it'll come. Parlando di te, Gianluca, sei sicuramente molto cresciuto nell'ultimo periodo, hai tanto spazio. In tutto questo, quanto ha inciso un allenatore come mister Paolo Vanoli? Yeah, he's been a huge part of it. You know, he's a great coach and he's. Sì, è stato mister Vanoli, è stato grande parte, insomma, nel mio miglioramento. È un grande allenatore, un grande motivatore. È stato sempre onesto con me, con tutti i miei compagni. Ha sempre detto di avere grande fiducia nelle mie qualità. E insomma, io mi sono fidato di lui e adesso sto dimostrando insomma le mie qualità. So cosa pretende da me, da tutti i giocatori e sicuramente mi ha aiutato tanto nella mia crescita. Archiviata ecco la sconfitta in quel di Como, adesso tornate al Penso dove vi aspetta il Bari. Che tipo di partita ti prefiguri? Sarà una bella partita, molto intensa, specialmente nel finire della stagione. Tutte le squadre insomma danno quel qualcosa in più. Vogliamo essere preparati. Il Bari sicuramente è una squadra con grande qualità a livello tecnico e noi dovremmo essere pronti. Dobbiamo insomma queste partite in casa vogliamo fare il massimo risultato davanti ai nostri tifosi. Nel corso dell'ultima partita c'è stato anche tra gli spalti una presenza molto importante, perché parliamo del CT della tua nazionale. Vi siete parlati alla fine del match, puoi dirci un po' che cosa vi siete detti? Sì, abbiamo parlato insomma io e Tesman dopo la partita, ci ha detto che stava un po' girando l'Europa per vedere diverse partite, specialmente l'Italia, e abbiamo parlato della nazionale, delle Olimpiadi, ci ha detto insomma di continuare così. È stato molto bello e speciale, perché quando un CT della tua nazionale viene apposta per guardare te è un grande onore. It's always pretty cool and special when he's there watching your games. Ultima cosa, Gianluca, tornando al campionato invece di Serie B, la classifica è molto corta, soprattutto là in alto. Per cui ti chiedo, al di là della questione playoff, voi quanto ci credete anche al sogno di essere quello che ora è il Parma? Non usiamo quella parola perché se sei superstizioso magari non mi rispondi. Yeah, obviously it's a very tight race and you know we've had a dream from the start to do big things this season and sì, sicuramente sarà una corsa molto, molto difficile e insomma siamo partiti con i nostri obiettivi, vogliamo continuare così, vogliamo restare nelle prime posizioni. Sarà difficile, sicuramente abbiamo questo sogno e vogliamo continuare a inseguirlo.